Amici di Motori a 360 gradi, ben ritrovati. Due note positive. Ringraziamo Mario Del Bono che ha sostituito Carlo Fenocchio che è rientrato dopo una lunga malattia, anzi lui si è riposato a casa, noi abbiamo lavorato, e auguri alla mamma di Silvia Terraneo che deve essere operata questa settimana. Siamo una famiglia, è una comunicazione di servizio ma di amicizia. E sull'amicizia noi improntiamo anche la puntata di oggi con Stefano Cossetti, direttore di Tutorelli e di un'altra rivista che si chiama? Grace, che fa tante copie delle vetture ancien, e Ilario Bondioni, pilota poliedrico, amico, si diverte a correre nel rally in salita, ma perché oggi, al di là dell'inizio della stagione di Ilario, parleremo della Malegno Ossimo Borno. E noi abbiamo un direttore, e chiedo scusa all'amico Ilario, che ormai lui è un driver, ne conosce abbastanza, anzi, prima di entrare in diretta, l'amico Stefano Cossetti chiedeva consigli, perché un conto è scrivere, un conto è accelerare. Perché la venerabile età di 60 e passa anni, lui corre nei car, si vuole divertire con una M2 BMW, degli amici Abate, ma chi te lo fa fare? Beh, intanto ciao Attilio e un cordiale saluto a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Chi me lo fa fare? Io sono un friulano trapiantato in provincia di Brescia. Ho sempre detto una cosa, l'ho detta in trasmissione e la ripeto, che un po' Brescia è il parco divertimenti del motorsport, al di là della Mille Miglia, al di là del rally Mille Miglia per vetture moderne, al di là del circuito della Fascia d'Oro, dove è nato il Gran Premio d'Italia, e poi c'è il karting, ci sono le aziende di karting, c'era un circuito automobilistico che adesso non c'è più ed è un peccato. Io sono contento che Porsche abbia fatto il suo centro Porsche, però sarei stato più contento che fosse rimasto il circuito di Franciacorta. Detto questo, c'è anche la Malegno Ossimo Borno ed è una cosa che mi piaceva provare a fare. Nel mio lavoro, sapete tutti, noi giornalisti, molto spesso, votati al motorsport, ci siamo inventati la professione perché probabilmente da piccoli, da ragazzini, avevamo altre velleità, che poi abbiamo capito che non era nel nostro DNA diventare dei piloti importanti e quindi ci siamo adeguati alla professione. Ogni tanto, se uno si mette di impegno, senza velleità, nella professione sviluppa la possibilità di fare questa cosa qua. Ed eccomi qua ad affrontare questa sfida. Ovviamente io corro contro il cronometro, il mio cronometro, non quello dei miei rivali, e di conseguenza sarà soltanto una pura forma di divertimento su una strada che sono convinto, io ho conosciuto, ho disputato anche altre cronoscalate, ma obiettivamente la Malegno Ossimo Borno è un qualcosa a sé. Se dicono che parlano dell'Università delle Salite a Trento, io credo che obiettivamente in scala ridotta, perché il chilometraggio non è lo stesso, ma credo che la Malegno Ossimo Borno sia un'esperienza da fare per uno che ama il motorsport. E credo che più avanti nella trasmissione Ilario Bondioni mi confermerà quello che ho detto. Perché vuoi anticipare queste domande da buon direttore? Perché ho sconfinato nel tuo ruolo. Lo so, ma tu sei poliedrico nella passione che hai dentro di te, perché mettersi in gioco anche con piloti come Ilario Bondioni, che sarà via con la sua Audi RS3 TLR, non è uno scioglilingua, ma ha detto, sai, il direttore viene su a correre, io ho già prenotato il ristorante, lo aspetterò a bere il caffè. Hai detto così o sbaglio? Ciao a tutti, in primis tanti auguri a Tiglio Tantini, perché ho saputo che oggi compie gli anni. Sì, sono 70. Però quindi tanti auguri. Grazie sempre di essere ospite della tua trasmissione. Sei un amico, è un piacere averti ospite. Sì, quello che ha detto il direttore. Allora, io abito in Valle Camonica, quindi ce l'ho lì, la vedevo da piccolino, poi io ho cominciato a correre un po' tardi, quindi è sempre stato comunque il sogno di tutti. Io ho fatto più volte la Trento, non voglio... Trento Bondone. Non voglio togliere merito, però... Una Malegno Borno a oggi come oggi, con tutta quella velocità che si porta fuori e nelle sue due parti, la prima guidata, la seconda velocissima, un po' da kamikaze, un po' da cuore, può essere chiamata l'Università delle Salite anche questa.
Il record è di Merli, che ha battuto Alex Caffi, che lo fece senza chicane. 8 km 2,50, al di là degli ultimi metri che possono variare a seconda delle manifestazioni. Si corre tutto in apnea. Sì, diciamo che nella parte alta poi ci sono degli rettilinei, quindi un po' di respiro lo si può avere, quindi non è proprio... Quindi hai capito, poi respiro. Un po' di respiro, ma poi basta essere calmi, tranquilli, si può respirare dalla prima curva, non è detto che si può fare tutta, si debba fare tutta in apnea. Ma qual è il fascino di questa gara? Ma il fascino è sempre stata una salita con tanti iscritti. 240 partecipanti quest'anno, direttore, sbaglio? Sì, sì, sono, le cifre sono molto confortanti anche per gli organizzatori, immagino. Vuol dire che c'è voglia di correre. Che tra l'altro, scusa se ti ho interrotto Ilario, è andato da Malegno, è andato a prendere il posto di un'altra cronoscalata. Sì, doveva esserci in Friuli Venezia Giulia, la Verzegna e Sella Chianzutani. Casa tua lì. Sì, la mia terra d'origine è il Friuli. Mi spiace per certi aspetti, sono contento per gli organizzatori di Malegno, sono convinto che appunto comunque la Malegno fa tanti iscritti. Mi spiace da un certo punto di vista che la Malegno sia un serbatoio di chi magari aveva intenzione di fare la Verzegnis e non ha potuto farla perché l'organizzatore ha deciso di passare la mano. È un po' quello che succede anche nei rally, se vogliamo. Non faccio nomi perché sennò mi creo delle antipatie, ma recentemente c'è stato un rally che ha raggiunto un ottimo numero di iscritti, ma semplicemente perché nella provincia confinante un prefetto aveva deciso che non si poteva disputare quel rally perché riteneva che le barriere di protezione sui posti, sui luoghi esposti delle prove speciali potevano cedere, quindi con una raffica di polemiche la gara non si è fatta, di conseguenza il pilota che aveva il budget per fare quella gara si è trasferito nella provincia vicina. Sono scompensi che da un certo punto di vista danno un vantaggio all'organizzatore stesso, d'altra parte sono scompensi per chi aveva tentato di organizzare e non ci è riuscito, e poi comunque sono cifre che variano, che ballano molto e che a volte creano un disequilibrio nella distribuzione delle partecipazioni sul territorio. Questo lo dico anche da direttore di giornale di Tutto Rally, che ovviamente su quel territorio se non si fa il rally ci sarà un po' meno di interesse nel mese successivo nell'andare a cercare magari la cronaca e il racconto di come è andata la gara. Scusa se ti ho interrotto Ilario, perché è bello parlare con te, però qui la parte ufficiale, qui invece c'è la parte del cuore, la tua parte che corri, come ho detto prima, sei poliedrico, hai fatto il rally Camogna, hai fatto tante gare, complimenti anche a Bergamo, hai dimostrato ancora che la tua classe c'è e calcoliamo che tu lavori nella vita, perché il mondo delle auto è un divertimento, un terzo posto dietro a un pazzo scatenato bergamasco, uno che prepara anche le macchine, non faccio nomi né cognomi, la PA di Alessandro Pedrocchi. Bella questa, Alessandro Perico. Ah, ho sbagliato? È l'età, Alessandro Perico. 70 anni. No, dopo Bergamo, che le condizioni meteo sono state un po' variabili, abbiamo fatto una bella rimonta, secondi assoluti, e poi sono riuscito finalmente a far fare la gara di casa alla mia navigatrice Sofia D'Ambrosio, che è di Domodossola, e anche lì secondo me non ero mai stato in quelle strade, ci stavamo giocando il quinto, sesto posto e all'ultima prova eravamo a 5-6 secondi dal terzo gradino del podio e ho detto a Sofia io ci proverei. È stato bellissimo fare una super prova, stare davanti a Chantre, che comunque io quando ero piccolo andavo già a vedere, lui era giovanissimo ma correva abbastanza. Parlava già Valdostana, se non sbaglio. No, però era un pilota ufficiale che io stimavo tantissimo e va tuttora forte perché ho visto che al grappolo ha vinto tutte le prove e ha vinto la gara e siamo riusciti a batterlo e da quinti abbiamo fatto terzi assoluti sull'ultima prova, è stata una festa. Tanto vero che da Domodossola sono rientrato il lunedì perché non ero in grado di tornare la domenica perché sera. Perché non riuscivi più a trovare l'autostrada? No, non ce la facevo più quasi ad andare a trovare l'hotel. Il bello è parlare con te, Ilario, perché Cossetti è pragmatico, è inglese, noi siamo più ruspanti. Hai detto prima, io ho una piccola azienda, quindi saldo tutti i giorni insieme ai miei ragazzi dell'azienda e per me... Io dico sempre, è un momento di una vacanzina. Io riesco a prendermi 3 giorni, stacco la spina, vado in vacanza. È come un po' oggi, stamattina sono andato a fare i test
Com'è andata a Cremona? Bene, dai, bene. Io non sono un amante della pista, però per capire un po', essendo una macchina non targata, non si può usare su strada, ho capito un po' di cose, di assetto, di freni, quindi... Ti trovi bene? Sì, ci siamo trovati bene e sarà una bella Maligno-Brno. Ferrari, Audi... Cioè no, ce l'hai, no, Lamborghini, Porsche... Hai capito, direttore? Le Mini, la Golf TCR, una Clio Cup, un 106... Io penso che negli ultimi 15 anni che corro ho cambiato 15 vetture. Bene, io invece non cambio l'amore per il Camer. Questo fine settimana sono andato con i miei amici Paolo Mori e abbiamo fatto una bellissima passeggiata. Che dire, il fascino delle vetture anziane ha sempre fascino. Servizio. Amici di motori a Trazione Santa Gradi, scala di 29, siamo a Montichiari, siamo col presidente del CAMEP, Paolo Mori, perché gli appassionati di vetture storiche, di vetture ancien, devono gustare anche in maniera tutta in relax le loro macchine, vivere il mondo del club del CAMEP, ed ecco perché di questa passeggiata in Francia Corta. O sbaglio, presidente? Sì, Attilio, innanzitutto buongiorno. Abbiamo organizzato questa passeggiata in compagnia con un gruppo di amici, un viaggio verso la Francia Corta per ammirare i paesaggi, ammirare i vigneti della Francia Corta, divertirci e scherzare in compagnia. E anche magari anticipare un po' il clima che sarà per la Mille Miglia, perché so che il CAME ha un progetto. Sì, allora innanzitutto noi abbiamo parecchi, quest'anno abbiamo parecchi equipaggi iscritti alla Mille Miglia. Stiamo organizzando per loro, la settimana prima della partenza della Mille Miglia, un corso di regolarità dove gli verrà spiegato l'uso del persostolo, l'uso dei cronometri, li alleneremo, gli faremo delle prove pratiche, perché alcuni di questi sarà la prima Mille Miglia che faranno, quindi cerchiamo insomma di abituarli e fargli capire cos'è un persostolo, cosa sono le prove di regolarità. E cosa vuol dire l'humus dell'amicizia nel camera? Infatti. Noi cerchiamo di dargli un servizio completo ai nostri soci, cerchiamo di dargli, oltre che la tessera, cerchiamo di dargli l'appoggio all'iscrizione a tutte le gare, cerchiamo comunque di coinvolgerli il più possibile nei nostri eventi. Grazie Presidente, buon lavoro. Grazie a te Attilio. Pietro Noci, un nome, una garanzia, un amico, un grande professionista che oggi invece abbandona le assistenze e diventa pilota. Tra l'altro, per gli amici di motori a 360 gradi, Sky 29, questo signore qua, se avesse avuto i soldi, sarebbe stato anche un vero pilota da rally. Però ho dovuto far finta di lavorare ed ecco che oggi però si riposa. Sì, buongiorno, ciao a tutti. Sì, oggi per l'amico Paolo, che siccome a noi ci aiuta tantissimo in tutte le sue operazioni di certificazione, così per Paolo io... è una persona squisitissima e mi ha chiesto se venivo a questo raduno che organizza lui e ben volentieri. Oggi diciamo è una delle domeniche libere, per cui ho preso su armi e riptagli, come famiglia. Si dice, famiglia e tutto, nonni, e siamo venuti a fare questo raduno organizzato da Paolo, che secondo me è una bella manifestazione. Sei al via con un Alfa, se non sbaglio. Una 2000 Touring, sì, noi. Che è di un tuo cliente e lo vuoi testare e provare prima della Mille Miglia. Sì, no, il 2000 Touring lo dopo io, diciamo che invece il papà dopo una Giulietta Spider che dopo era Arturo Merzario, allora gliela stiamo testando. Un ragazzino di primo pelo. Un ragazzino di primo pelo, per cui gliela testiamo doc per fare la Mille Miglia, ecco.
È anche un momento di relax, esatto, dai. Pio. Esatto, finalmente, ogni tanto ci vuole. Noi ci vediamo alla fascia d'oro. Sono. Esatto, alla fascia d'oro, noi saremo lì con la squadra completa, assistere tutti i concorrenti per quella bellissima manifestazione. E per oggi buon divertimento. Grazie, ciao a tutti. Una new entry nel Camp, ogni anno il Camp si rinnova e adesso sei entrato tu, oggi il tuo ruolo è quello di aver idealizzato e perfezionato il percorso, ce lo vuoi anticipare? Sì, allora partiremo appunto da Montichiari, arriveremo fino a Gavardo, poi faremo le coste di Sant'Eusebio passando da Vaglio Terme, faremo un po' di coste di Sant'Eusebio, arriviamo a Nave, poi Concesio, a questo punto arriviamo fino a Monticelli Brusati, Provaglio di Iseo e arriveremo poi al ristorante Le Solive dove mangeremo tutti insieme in compagnia. E dopo ci saranno prove tecniche, ci saranno defilé? Esatto, ci sarà un po' di prove tecniche, ecco, fatte lì sul posto e in più faremo appunto bella vista di tutte le nostre bellissime macchine per gli occhi di tutti. Grazie, buon lavoro. Grazie a lei. Ciao, sono Giulio Bondioli, sono qui con Stefano e Paolo. Visto che Attilio è scappato ma ha lasciato qua il microfono, allora gli freghiamo il posto di lavoro. Ecco Stefano, sei il presidente del registro storico Giulia per Verona, giusto? Sì, Verona è con sede a Milano. Ecco, vorrei, ma voi cosa fate? Perché adesso abbiamo creato questa fantastica collaborazione che ormai in realtà è da qualche anno che va avanti. Sì, sì. Per le nostre pratiche ASI, esatto? Esatto, siamo omologati ASI dal 2003, quindi abbiamo una conoscenza dell'ASI enorme, insomma, su quanto riguarda le auto storiche e commissari ASI e tutto quanto. Quindi abbiamo questa collaborazione col CAMEB per quanto riguarda le pratiche ASI, FIVA e quant'altro per partecipare alle Mille Miglia. Sono 2 anni che siamo soci, collaboratori e ci troviamo molto bene. Perché noi abbiamo sempre la politica di essere una famiglia, non un club, altri locati, quelle cose lì, insomma, non siamo una famiglia, quindi ci troviamo bene col CAMEB. Ecco, esatto, noi siamo per divertimento, non esatto, troppo esatto. Per le cose in grande, ma l'importante per noi è divertirci insieme. Infatti esatto, anche esatto. Voi, oltre come facciamo noi, organizzate raduni ed esatto, eventi, esatto? Esatto, e c'è in ballo il 26 giugno al Museo di Arese, il 60° anniversario della Giulia. Io vorrei che le persone fossero presenti perché dobbiamo fare anche una scritta sul piastino del museo con la scritta Giulia 60. Quindi l'entrata è solamente un biglietto da l'entrata del museo come costo e poi l'organizzazione c'è scritta sul nostro sito del Registro Giulia, insomma, www.registrogiulia.info. Perfetto, grazie mille Stefano. Adesso diamo la linea ad Attilio quando lo recuperiamo. Amici di motori, Associato Santa Grande, Sky 229, siamo arrivati al termine di questa giornata con gli amici nel Camp, con noi Mauro Moreni, vicepresidente, una giornata bellissima, belle macchine, bella gente, ci siamo divertiti, lotteria, go go, però l'attività del Camp non finisce qua, no Mauro? C'è sì. Un appuntamento importante. Sì. Siamo da Valentini, Vetreria Valentini, dove faremo delle prove cronometrate e anche all'interno ci sarà... anzi, ci saranno 2 esperti che insegneranno a usare cronometri e a valutare i tempi delle auto storiche durante le prove classiche di prove di queste macchine particolari. E poi, come tappa fissa annuale, avremo a settembre
il premio Mauro Firmo per il ricordo del signor Firmo, un nostro collaboratore molto stretto. Quello che ha animato anche la giornata di oggi, ma nel vostro DNA, la simpatia, l'amicizia, la solidarietà, la voglia di divertirsi. Sì, oggi siamo in Franciacorta, abbiamo goduto del sole, del troppo caldo anche, possiamo dirlo, ma la simpatia dei nostri soci e di voi che ci aiutate a divulgare quello che noi facciamo è immensa e senza un valore aggiunto praticamente. Sarai presente alla Mille Miglia? Come ospite, non come partecipante, però abbiamo penso quattro nostri soci che fanno la Mille Miglia. Bene, quindi l'appuntamento a Motori è per la Mille Miglia con gli amici nel camper, tutto per arricchire la passione e la voglia di divertirsi. Bene, amici di Motori a 360 gradi di Sky 229, siamo arrivati al termine di questa giornata con gli amici nel camper. Siamo partiti da Montichiari, abbiamo fatto tutto il bellissimo territorio bresciano, la pianura, i monti, i laghi, e siamo arrivati in Franciacorta, un altro fiore all'occhiello della nostra bellissima provincia. Naturalmente col Defender, gli amici di Brescia Motori di Via Uzi Nuovi ci hanno ancora accompagnato in questo piccolo assaggio di quello che sarà la Mille Miglia fra un mese. Noi saremo presenti alla Mille Miglia sempre con un Defender, perché ormai è diventato il fiore all'occhiello della Land Rover di Brescia Motori di Via Uzi Nuovi. Sapete, se volete provarla, andate in concessionaria, prenotate un appuntamento. Non sarà facile ottenerlo perché le consegne stanno arrivando col contagocce, perché la vettura ha avuto un grande successo. Ma questo vuol dire una tradizione made in England nel territorio bresciano con Brescia Motori. Alla prossima! Nuova I-Pace Hybrid. Jaguar ha una nuova energia. Scoprila in versione Storm Edition da 300 euro al mese. Finalmente puoi provare l'emozione di guidare BMW i4, la nuova Gran Coupé Full Electric BMW. Scoprila in concessionaria e su bmw.it. Norton Trasmissioni, società che dal 1959 è specializzata nello studio, progettazione e costruzione di giunti trasmissione contrassegnati dal marchio Norton. Norton Trasmissioni SRL, via Veneto 6, a Villa Carcina, Brescia.
Rientriamo un attimo, stacchiamo la spina, chi si loda non si sbrodola, si sbrodola non si loda. Qualcuno da Roma ha pensato di dare delle lauree, mi è toccato a me, lo devo fare perché sono i miei amici dell'Università di Roma, non mi ricordo più che sono dottore, servizio. Prossima persona, un carissimo amico, Attilio Tantini, dotato di una proverbiale dialettica e capacità comunicativa, da oltre 38 anni si occupa di giornalismo sportivo, automobilistico, bresciano e nazionale. Dopo una lunga esperienza nelle testate dei quotidiani locali, entra nel mondo della TV sportiva motoristica, creando una trasmissione attualmente ancora da lui condotta denominata 360 Motori, che tutti guardiamo sul canale 229 di Sky. Complimenti a tutti. Giovanni Alborghetti, buonasera. Questa sera siamo in area 12 Hub. È successo qualcosa di particolare? Nello specifico, il nostro Attilio Tantini è stato riconosciuto e ha ricevuto una bella onorificenza. Ne vogliamo parlare? Sì, Attilio fa parte del nostro gruppo. Dopo 38 anni di attività come giornalista sportivo, ci sembrava giusto significare questa carriera, brillante carriera, con una laurea honoris causa in giornalismo che è stata consegnata da me in nome per conto dell'Università San Giovanni Crisostomo di Roma. Con l'occasione però voglio anche ringraziare Nicola Orto che ci ha ospitato in questa bellissima struttura, e anche lui l'abbiamo insignito di una laurea honoris causa per il suo lavoro di imprenditore e di politico locale. Grazie a voi. Prossima persona è Nicola Orto, è una persona eclettica e dotata di carisma, spazio dall'attività del mondo del lavoro imprenditoriale, dall'eccellenza bresciana alla politica amministrativa locale. È un grande comunicatore, ha realizzato un progetto di scuola professionale di eccellenza, un connubio tra attività teorico-pratica e mondo del lavoro. Complimenti. Dario Peroni, figlio di un imprenditore che dopo aver abbandonato gli studi universitari di ingegneria inizia a muovere i primi passi nell'azienda familiare che attualmente amministra dopo la dipartita improvvisa del padre. Con passione oltre all'attività principale si dedica con lusinghieri successi alla direzione del team sportivo EPM Motorsport nel mondo delle gare automobilistiche. Dario Peroni, Gentleman Driver, questa sera anche lei ha riconosciuto una laurea per honoris causa, quindi una bella soddisfazione. Sì, una bella soddisfazione, sono contento di questo riconoscimento che ho avuto, un po' per l'impegno, un po' per il lavoro, anche se il mio lavoro principale non è nel settore automobilistico, però l'ho ricevuta volentieri e ne sono anche orgoglioso. Lei è da sempre vicino ai giovani, quindi oggi ci troviamo in una realtà che accompagna dei giovani, 550 studenti ci sono qui, che effetto fa tendere la propria mano verso i ragazzi? Abitualmente faccio formazione di ragazzi, studenti, fanno corsi di programmazione, di lavorazione, di attrezzaggi, di gestione della produzione. Però all'interno di una scuola è un'altra cosa, il lavoro viene fatto, lo studio qui viene fatto a tempo pieno, da noi vengono fatte le due, le tre, le quattro settimane e non di più, però la cosa mi interesserebbe approfondirla. A prescindere dall'impegno settimanale di orari, diciamo che comunque aiutare dei giovani ha sicuramente il suo fascino e il suo perché. Sì, noi adesso stiamo portando avanti un progetto insieme, stiamo supportando l'Olympic Athletic Team, che è una squadra agonistica che si occupa di allenare disabili e portarli alle competizioni, e con loro stiamo realizzando dei prototipi per dei runner che permettono ai ragazzi disabili di poter compiere delle competizioni e di essere inseriti nella vita normale. Un progetto di tutto rispetto, quindi complimenti e grazie e buon lavoro. Grazie anche a voi. È il momento di spingerci oltre le strade della concorrenza.
nella più profonda giungla del business, dove osa solo chi fa scelte vincenti. Affronta le nuove sfide del tuo lavoro con le capacità e lo stile di Discovery Sport e Range Rover Evoque. Oggi tue con tutti i vantaggi dell'immatricolazione autocarro, come risparmio su IVA, bollo e costi di trasformazione. Brescia Motori. A Brescia, in via Orzi Nuovi 38/40, 030 350 4811. Nuova carrozzeria Aurora effettua lavorazioni di carrozzeria anche in giornata, ricambi originali, vernici top di gamma, vetture sostitutive, assistenza e soccorso stradale. Non solo, si riparano cristalli e danni da grandine. Scopri le nostre convenzioni con le migliori compagnie assicurative. Nuova carrozzeria Aurora, dal 1967, un lavoro a regola d'arte. Prossima tappa, Suzuki Solutions. E nella volata finale scegli tu la strada. Tecnologia hybrid a 99 euro il mese, TAN 496, TAEG massimo 727 e manutenzione inclusa. E dopo 3 anni puoi decidere se tenerla, restituirla o sostituirla con una nuova Suzuki. Suzuki Solutions, soluzione vincente. Suzuki. Tolto il dente, tolto il dolore, adesso parliamo di cose serie, perché qui ci sono veramente due personaggi che con le varie sfaccettature che hanno nel mondo del motorsport lo amano, lo criticano. A proposito della critica, qualcuno quando in tempi non sospetti tu hai fatto una pagina intera su un certo pilota ti hanno detto ma no, ma guarda che questo non esiste, adesso che ha vinto un mondiale, no, diciamo... delle prove... Certo, ho capito di cosa stai parlando, Attilio. L'Atla, qualcosa del genere. Tra l'altro, tanti auguri per il tuo compleanno, anche da parte mia. Non sei capace a fare gli affari tuoi. Tu. Esatto. Va bene, grazie. Comunque, dicevo, io ho sempre detto che da quando dirigo 2 giornali, tra l'altro, non ho mai preteso che tutti fossero d'accordo con me, però a volte il non essere d'accordo litiga con l'obiettività. Ad ogni modo, io quando Rovanpera correva in Italia, appoggiato da Pirelli, in squadra con Peugeot, in squadra con un certo Andreucci, avevo capito che chiaramente era un percorso di avvicinamento, soprattutto ed esclusivamente sull'asfalto, perché era lì che doveva imparare a mettere giù le ruote. Chiusa questa parentesi, Rovanpera ha fatto il suo percorso nel WRC2 e adesso è diventato pilota ufficiale, da quest'anno, della Toyota, dove tra l'altro... Essendo in Toyota, con Ogier, finché c'era Ogier, ovvio che hai un caposquadra con un grande numero di titoli e di conseguenza il posto del capitano ce l'ha lui. Adesso che Ogier si è tolto di scena e che pertanto fa qualche apparizione, in Toyota il numero uno se l'è conquistato senza tanti complimenti, se l'è conquistato Kalle Rovanpera, che ha 22 anni il prossimo ottobre, il quale giustamente, come dicono tutti, ha cominciato a correre a 16 anni, ma in Finlandia si comincia a guidare anche a 8 anni, perché nelle foreste della Finlandia, dove non c'è traffico e dove nevica d'inverno, vai di controsterzo e quindi velocizzi quello che è l'apprendimento ai famosi automatismi della guida. Considerando tutte queste cose che ho detto, ripeto, un anno fa, quando Rovanpera ha cominciato a vincere a man bassa, anche sfruttando, ricordo, il fatto che quando uno nel mondiale è in testa al campionato, parte per primo, se parti per primo sulla terra fai lo spazzino e quindi di conseguenza Rovanpera ha anche sfruttato questa situazione. L'anno scorso ha vinto delle gare, ho fatto la copertina di tutto rally, ho detto non lo ferma più nessuno. Più di qualcuno mi ha detto sì hai esagerato perché non è il momento di essere così perentori sulla crescita di Kalle Rovanpera. Quest'anno Rovanpera ha fatto fuori il suo potenziale rivale in squadra, tale Evans, lo scozzese, che evidentemente a questo punto
tutto mi fa pensare che sarà difficile che riesca mai nella vita a vincere un campionato del mondo. E di conseguenza abbiamo questo fenomeno, Rovan Pera, che ha vinto soprattutto, ricordiamo, Svezia sulla neve, Croazia sull'asfalto e adesso ha vinto, che non è facile. E adesso ha vinto il Portogallo sulla terra. Quindi questo qui veramente, mi diceva uno che se ne intende di rally, ritengo, tale Franco Cunico, mi diceva questo. Non ha un ragazzino che fa la carriera. Non ha 22 anni, è già arrivato e soprattutto se non sente la pressione e non sbaglia in prova speciale. È ovvio che tutti questi elementi messi vicini ci fanno pensare che qualcuno dice abbiamo trovato quello che per un po' di tempo adesso detterà legge nel mondiale. Io mi auguro che non sia così perché mi piacerebbe che ogni anno ci fosse battaglia, ma dopo il dominio di Loeb e dopo il dominio di Ogier, interrotto solo un anno da Tanak, non vorrei che appunto avessimo trovato un nuovo dominatore, anche perché purtroppo la scena del mondiale rally non è così affollata di macchine, perché in questo momento i brand sono 2,5 Toyota, Hyundai e metà Ford. Di conseguenza le occasioni, i volanti non è che ce ne siano tanti, però io mi auguro che ci sia lotta. Ad ogni modo se non c'è lotta, cioè la lotta c'è comunque, perché ripeto, i piloti ufficiali ci sono e devono per il momento guardare gli scarichi della Toyota Yaris di Rovan Pera. Ilario, qui è un'enciclopedia volante, eh? Cioè tu vieni qui a motori, parli e dici, ma dove sono venuto? Stefano Cossetti è così. Beh, è come... non sarebbe neanche il direttore di una rivista importantissima. Ma l'ha licenziato, ma l'ha licenziato come direttore, mi ha detto vai a casa che non capisci niente di rally. E io ho cominciato a fare motori, ma al di là di quello, tu, anche tu, fate i dovuti rapporti, hai sviluppato la tua passione e ti sei confrontato con piloti che facevano i professionisti, ne hai visti passare. Ma io sempre, siccome vado in vacanza quei 4-5 giorni o 3 giorni, mi inviti di me, no. Stefano, eh? Ma in vacanza io vado nei rally famiglia, con Sofia con nelle conoscate da solo, quindi... No, a me piace, mi piace, amo questo sport, faccio dei sacrifici notevoli per ogni tanto partecipare perché di tasca mia metto quello che serve pur di farlo. E sì, a parte le 4-5 gare che faccio all'anno a livello regionale, dove ultimamente mi sto... Beh, l'anno scorso hai fatto anche una finale nazionale. Sì, però sto ben figurando secondo il mio punto di vista. Mi piace andare ogni tanto a fare una gara di qualche campionato italiano. Quest'anno, deciso ieri, con Alessandro Perico. Ah, Pedrocchi? Sì, che partiremo comunque anche quest'anno una gara nel Marca Trevigiana, dove l'anno scorso... Un vecchio Lorenzo Colbrelli. Dove l'anno scorso, in un campionato italiano, ci siamo permessi di arrivare quinti assoluti e quindi fare una bella figura. Le prove poi... Il Monte Tomba, c'è una discesa da kamikaze, quindi mi piace. Visto. Il Monte Cesen ha una bella conoscalata in partenza e poi diventa un rally tortuosissimo a scendere. Sarebbe una prova da mondiale. Sì, e quindi abbiamo deciso di tornare là per l'unica manifestazione a livello nazionale. Però ci metteremo in tanto impegno. Adesso, al di là delle battute, avere un direttore sportivo come Perico, che ha dimostrato e sta dimostrando ancora le sue qualità di pilota, è un vantaggio o è un handicap per uno che viene pronti via, gli dicono queste qua sono le chiavi della macchina, fai due giri, vai a Cremona, provi qualcosa e poi vai in gara? Ma io ho una figura di riferimento che non è Alessandro, ma è il capo macchina che oggi gestisce la parte tecnica di PR Racing. Diciamo che sono andato in PA perché questa persona si è trasferita là. Io mi fido ciecamente, se c'è da fare una micro regolazione lo chiamo al telefono e non ha mai sbagliato, quindi mi conosce benissimo, mi fido tanto di lui, i ragazzi poi sono tutti bravi, c'è un bel ambiente. E non è neanche male avere dei consigli da un tester Pirelli, perché oggi, secondo me, Alessandro, essendo un tester Pirelli, magari qualche dritta, se gliela chiedo, me la dà su come utilizzare la gomma, anche perché è diventata, secondo me, un 60% della performance la gomma, per quel poco che,
che riesco a, che mi concerne di dire, però la gomma è diventata una cosa quasi fondamentale. Stefano, perché non mi chiami mai a chiedere dei consigli? Mi chiedi solo consigli a tavola? No, no, io sono adesso, i consigli te li chiederò ancora di più adesso che sei neodottore. Ma il giornalismo non c'entra niente, tu sei, sei stato il mio direttore, quindi sono io che devo chiedere consigli a te. Ma quanto c'è, conoscendo Ilario, il rapporto fiduciario con una persona all'interno di un team che ti possa dare dei ragguagli o delle indicazioni? È fondamentale, perché in questo momento queste automobili sentono le regolazioni, quindi bisogna avere un linguaggio uguale. Uno deve trasmettere ciò che sente a chi è fuori dalla macchina, e chi è fuori dalla macchina deve capire ciò che gli è stato detto. Quindi io sono convinto che Ilario ha perfettamente ragione, ma non ho nessun dubbio, perché io in Ilario ho sempre intravisto una persona che intanto ha una versatilità di mettersi al volante, ne parlavate prima, che è incredibile. Dopodiché Ilario comunque, ricordiamolo sempre, a livello statistico, hanno fatto in Italia all'inizio degli anni 2000, hanno fatto la 2000, dopo il primo decennio del 2000, hanno fatto la, sul finire, hanno fatto la Racing Start, che era una categoria inizialmente basica, poi è diventata Racing Start Plus, poi è diventata Racing Start Cup, e quindi c'è stata un'evoluzione anche nei regolamenti. Comunque, quando c'era la Racing Start e di conseguenza si correva con delle automobili molto stradali, Ilario Bondioni ha vinto una prova speciale con una Mini. Prego? Con una Mini? Con una Mini ha vinto una prova speciale del Rally 1000 Miglia, ed è statisticamente l'unico pilota italiano che ha vinto una prova speciale con una Racing Start. Credo sarà difficile che qualcuno lo imiti, perché credo che quel giorno abbia veramente mollato i freni, sia andato giù veramente forte. E comunque, ripetevo, tornando alla domanda iniziale, ribadisco, oggi bisogna veramente capire il linguaggio tecnico quando si sale a bordo. Per quanto riguarda le gomme, d'accordo che sono il 60%, mi dispiace che a volte questo 60% venga inficiato non tanto dalla gomma che ha l'efficacia o non ce l'ha, viene inficiato dal fatto di averla o non averla la gomma giusta, nel senso che non sempre i noleggiatori, oggi come oggi, sono in grado di avere una gomma giusta, nel senso che io sono convinto che esistono mescole diverse, tempi di stoccaggio diversi, e quindi anche una gomma stagionata purtroppo a volte incide sulla prestazione. Ma queste sono logiche di mercato che ovviamente ci stanno. Ilario, ti sogni ancora con la prova del 1000 miglia, con la Mini? Ah, quella, vabbè, dai, Capovalle in discesa è una prova che davvero... Sì. Sulla Capovalle si faceva la vittoria del 1000. Guarda, quel giorno lì eravamo incolonnati e c'è stato un meteo strano, sono venute due gocce, c'erano le macchie, tutti avevamo una gomma sbagliata, e logicamente si poteva fare un po' la differenza con la guida. E quindi mi ricordo benissimo, perché a fianco a me c'era un mio tutor, che non c'è più da anni, ma in quegli anni lì mi ha insegnato tutto. E che sei rimasto molto legato. Sì, Tommy mi ha insegnato veramente tantissimo, per un pilota della domenica, come dico che sono. Mi ha insegnato a riflettere durante la prova, a respirare, ad abbassare i battiti, a non farsi prendere dal panico, e quindi è stato veramente proprio un tutor. Peccato che con lui non ho mai vinto una gara assoluta. Dopo di lui, con la sua competenza e esperienza, ho comunque vinto 6 gare assolute di rally, e mi rimane rammarico. E l'hai dedicata? Sì, assolutamente. Stacchiamo la spina al mondo del motorsport, entriamo nel mondo del prodotto, Suzuki, Liberini, servizio. Siamo qui in uno dei suoi ambienti preferiti, con la nuova Vitara, profondamente rinnovata, un'auto che va benissimo in fuoristrada, come la tradizione Suzuki, ma che va bene anche in città. Massimo, in cosa è cambiata rispetto a quello che era uscita nel 2015? Beh, Vitara è un po' un'icona del marchio Suzuki. Nella sua prima edizione, prima generazione della fine degli anni 80, ha un po' inaugurato il trend dei SUV, dei fuoristrada portati anche in città.
Vitara, essendo un'icona del marchio, non poteva non essere rinnovata e ora prende un pacchetto ibrido con batteria da 140 volt che la rende particolarmente interessante non solo ai fini delle performance, ma anche e soprattutto ai fini della riduzione delle emissioni e dei consumi. Tanta tecnologia, i motori sono tre addirittura. Sì, ci sono tre propulsori, di cui due elettrici, uno da 24,6 kW, quindi potente, che riesce a condurre la vettura in sola modalità elettrica, e l'altro è un motorino molto contenuto nella potenza che ha la funzione solamente di ricaricare una batteria agli ioni di litio. Poi c'è il motore, chiamiamolo tradizionale, motore termico, 102 cavalli, 1005, ottimizzato anch'esso per i consumi. Per i più tecnici è a ciclo Atkinson, cioè un ciclo che ottimizza il rendimento del motore, e ha il doppio iniettore che vaporizza meglio la benzina. Un'auto unica che non ha competitors anche per il cambio che adotta, che non è un CVT. Sì, non è un CVT. Agli italiani, non so perché, a noi italiani il CVT dà questa sensazione di guidare un po' uno scooter, ci piace sentire invece il cambio marcia. Ecco, Vitara ha cercato di unire le anime buone del cambio tradizionale e quelle buone del cambio automatico, utilizzando un cambio meccanico tradizionale servo assistito. Il motore elettrico poi riesce a compensare nei passaggi di marcia la caduta di giri e quindi la guida risulta piacevole. Non solo motricità, non solo quattro ruote motrici, ma anche tanta tecnologia. Si chiamano ADAS, ma voi gli avete dato dei nomi un po' particolari? Sì, è vero, hanno delle sigle impronunciabili, ma volendo tradurli con la loro con la funzionalità che loro realizzano, li abbiamo voluti definire attento frena, guida dritto, resta sveglio, occhio al limite. Di fatto sono ausili che permettono di definire Vitara come una vettura dotata di guida autonoma di livello 2. Che cosa significa il livello 2? Che la vettura è in grado di regolare sia la velocità accelerando o frenando, tenendo la distanza di sicurezza, e sia moderatamente lo sterzo, evitando di uscire dalla corsia. Parlando di prezzi, in fase di lancio ci sono delle condizioni particolari, una supervalutazione di 2.500 euro? Sì, 2.500 euro che permettono di portare il prezzo di ingresso, chiamiamolo così, della Vitara 140 volt a 27.900 euro. Di fatto è un prezzo d'ingresso che non corrisponde a una versione di base, perché Vitara 140 volt esiste solo in un allestimento che è il top della nostra gamma. Si chiama Star View e oltre a tutta l'elettronica, oltre al pacchetto ibrido naturalmente e alla sicurezza degli ADAS, ha anche il tetto apribile panoramico e gli interni in materiale pregiato. Questo studio è stato fatto sulla versione a due ruote motrici, perché diciamolo, Vitara c'è sia a due che a quattro ruote motrici. Qual è il delta prezzo? Il delta prezzo per le quattro ruote motrici è di 2.500 euro, quindi i 27.900 sono il prezzo d'ingresso per la due ruote motrici. Con 2.500 euro in più si accede alla trazione integrale all grip. Insomma, comoda anche per 5 persone, con spazio per i bagagli, una misura che va benissimo in città nei posteggi, un'auto cittadina per la moda che vedi, il glamour, le linee, il design, ma che vedremo anche molto spesso in questi ambienti, in mezzo ai cavalli e nei boschi. Ci è piaciuta. Nuova I-Pace Hybrid. Jaguar ha una nuova energia. Scoprila in versione Storm Edition da 300 euro al mese. Allarga i tuoi orizzonti. Diffondi il tuo stile. Conquista la meta. Nuovo Haval H2.
basse emissioni, grandi prestazioni. Quando inizia il tuo futuro? Quando inizi a immaginare e a progettare la vita che desideri? Immagina strade nuove da percorrere in tranquillità con chi vuoi e come vuoi. Immagina uno stile di vita migliore, giorno dopo giorno. Immagina la sicurezza e la serenità della tua casa e della tua famiglia. Puoi arrivare dove vuoi, con un grande partner italiano, sempre al tuo fianco. Generali, il futuro inizia prima. Bene, avete visto dal prodotto al mondo del motorsport, al prodotto, e anche questo nel tuo DNA di Tutto Rally, perché tu spesso sei chiamato anche a provare le vetture che poi saranno le vetture di strada. Tutto Rally, la funzione di un mensile, di un appuntamento che ormai è nella tradizione, negli appassionati, e che si spoglia a seconda delle esigenze, anche per far capire cosa vuol dire guidare una macchina. Sì, beh, la tua domanda è molto bella e molto accademica, e del resto deriva da un neodottore. E guarda che se continui a dire neodottore mia moglie ci crede, comunque fa niente. Comunque io nella testatina del Mondiale Rally, a suo tempo scrivevamo Mondiale Rally e poi scrivevamo Portogallo, Spagna, Ti fai scrivere ancora qualche volta? No? Sì, se vuoi, quando vuoi. Abbiamo cambiato, scriviamo l'analisi del Portogallo. Noi cerchiamo di raccontare, per sommi capi, con un po' di dedizione, ciò che è successo dietro le quinte e perché è successo. Perché altrimenti veramente si rischia di ripetere tutto quello che la gente ha visto sui social. Non è facile, vi assicuro che non è un mestiere facile oggi raccontare, anche perché bisogna essere sul territorio. I costi per esserci sono alti e quindi di conseguenza gli editori non sempre riescono a sostenere le trasferte. Ma ripeto, noi come funzione abbiamo anche proprio questa, di riuscire a entrare nel dettaglio più recondito per capire la mescola di una gomma, perché uno è andato bene, perché uno è andato male. Per esempio quest'anno Rovan Pera, ripeto, in Portogallo è andato bene nonostante partisse con il numero uno perché è in testa al mondiale. Di solito è difficile perché spazi la strada. Quest'anno c'è una tale siccità che Rovan Pera, passando, non è che spazzava la strada, la spaccava, e quindi la spaccava teoricamente per quelli che venivano dopo. Questo è un po' quello che cerchiamo di raccontare su Tutto Rally. Per quanto riguarda il prodotto, è chiaro che oggi meno di un tempo, perché dicono che i computer aiutano e quindi le proiezioni e le simulazioni a computer servono a testare dei materiali e a fare delle verifiche e delle valutazioni, ma un tempo, ricordo che la Lancia vinse a Monte Carlo nel 72 e la Fulvia diventò veramente... Difatti 72, 2022, 50 anni fa, con Munari e Mannucci, ma la Lancia all'epoca riprese la produzione della macchina perché effettivamente fecero del marketing, e soprattutto Fiorio sistematicamente anno per anno andava in direzione a dire: ecco, questi sono i risultati, queste sono le vendite, vi consiglio di continuare a investire nei rally perché vi sto facendo vendere automobili. Oggi non è più così, non abbiamo la controprova, ma secondo me comunque un brand generalista, ad esempio Hyundai, che si è messa nei rally, si è tolta di dosso quella patina di generalismo e si è messa addosso un'identità sportiva che comunque aiuta, anche con dei modelli specifici. Anche Skoda. Skoda lo stesso, Skoda era la macchina dell'Est. Adesso con la Fabia, che fa,
che fa i rally e che è molto presente, che fa girare il brand, comunque dei riflessi ci sono. Gli uffici marketing su queste cose sono molto restii, a volte non ci sentono proprio. È meglio dimenticarsi. Skoda ha dichiarato ufficialmente che loro hanno deciso di non presidiare, termine tecnico esatto, non presidiare i rally italiani. Questo Skoda, Volkswagen Group Italia ha deciso questo. A me spiace molto. E ha costruito la sua immagine proprio in Italia. Esatto, a me spiace molto perché Skoda ha un rally recente, ho contato 15 Skoda, 3 Hyundai, una Polo, una Ford e una Citroen. Ma queste erano le macchine che dovevano potenzialmente vincere questo rally. 15 a 3 il numero maggiore, quindi un quinto di concorrenza. Eppure oggi va così. Ilario, quando tu devi scegliere una vettura che devi partecipare ai vari rally, al di là del rapporto di amicizia che puoi avere con A, B, C, D, lasciamo stare i nomi, perché tu vai a scegliere, al di là del feeling che hai con questo capo meccanico, il perché scegli una vettura. Pensi a monte tutto questo o ti viene distinto o vedi in funzione del panorama generalistico che sta succedendo? Ma io come top level di R5 per provare a vincere un rally, come diceva il direttore, ci sono queste quattro case automobilistiche. Io ho avuto solo l'occasione di provare, oltre a Skoda, con cui mi trovo molto bene, ho avuto l'occasione di provare un Apollo. 2 anni fa al rally di Schio, dove abbiamo fatto terzi assoluti, non avendo mai visto né le strade né la macchina, mi ero trovato benissimo, ma risalendo sulla Skoda, io reputo che la Skoda è più la macchina della domenica ad andare a fare la spesa, perché ti lascia fare tante cose, ti perdona un po' di errori. E secondo un punto di vista meccanico, prendetelo con le pinze, però è un trattore e non si smonta mai, non ha mai un problema. Mentre ha sentito dire, la Polo è molto professionale, delicata, quindi ogni tanto bisogna manutentarla un po' di più. Secondo me è questo che i team poi, ci sono tutte queste Skoda in Italia, perché è una macchina che puoi noleggiare tutte le domeniche, facendogli i rialzi appositi, però è una macchina che veramente dura parecchio, è performante e secondo me la possono usare un po' tutti, chi più forte, chi meno forte. Sogno del cassetto? Ma io diciamo... Vince la Malenia, no? No. Un Camoro che ritorna a vincere la Malenia. No, io non... sono salito 2 anni fa con una PA21... E piccolina, una 1000, ma non mi sono trovato bene. Loro sono veramente dei pazzi. Che poi ho un rapporto bellissimo con Christian Merli e ci parliamo ad ogni cronoscalate. Sì, direttore della... sì. E secondo il suo punto di vista, affrontare certe curve della Malegno con una Lamborghini o una Ferrari, che tra l'altro tu secondo lui è più pericoloso, perché a 210 con una Lamborghini o a 240 con un prototipo, pesando 500 kg uno e 15 quintali l'altro, lui mi ha detto, tu sei un pazzo, perché la forza G laterale è il doppio la tua, cioè rischi più tanto te. Io ho detto, no, beh, lasciamo perdere. Con la testa fuori è uno sport e, come si vede, solo in pochi lo fanno forte. Gli altri lo fanno amatorialmente, secondo il mio punto di vista. Ma anche perché poche persone sulla terra possono avere quella dote lì, con quelle macchine lì. Stefano, sei un pazzo? No, io no, perché sono un turista che cerca di... Ricorda che devi fare il numero del giornale poi, a fine mese. Sì, sì, ho anche degli impegni professionali che non posso permettermi di mancare all'appuntamento. Comunque, ripeto, la pazzia è un'enfasi... Nei discorsi, è un'enfasi narrativa, la direi io, anche quella che definisce Christian Merli. Cioè, diciamo che chi va forte in salita, anche con una sport, è perfettamente consapevole dei trasferimenti di carico, dei carichi aerodinamici, della potenza frenante, della coppia motrice che ti porta fuori dalla curva quando sembra che tu la curva non riesci a farla, di
conseguenza diciamo che la follia è una follia ragionata e quindi la follia appartiene ad altre sfere della vita. In questo caso sicuramente ci vuole una predisposizione, una grande predisposizione e soprattutto una grande frequentazione delle cronoscalate per aver capito veramente come mettere le ruote e come affrontarla, perché dicono che nelle cronoscalate con certe macchine per metà curva non devi fare niente, tutto comincia da metà curva in poi, e io credo che sia questo il segreto, uno dei segreti, capire quando la curva, quando la metà curva sta finendo e tu puoi già cominciare a pensare alla metà curva che è di tua competenza. Per me la follia è il mondo femminile, ma di questo ne parleremo nella prossima vita. Io ringrazio Stefano Cossetti, direttore di Tutorelli, che ci mette la faccia e ci mette il piede con un M2 dagli amici Abate a fare questa edizione della cronoscalata Maligno Morno, oltre 240 piloti. Non dimentichiamoci, sarà anche un ragazzino che ha fatto qualcosa nella Formula 1 come Alex Caffi, che ha avuto per anni il titolo della velocità proprio sulla Maligno Morno. Ma ci sarà anche la simpatia di Ilario Bondioni, che indipendentemente dalle macchine quello che interessa alla fine. Berci, il nostro aperitivo in piazza dove c'è la pista del ghiaccio, vedere i tempi, prenderci per i fondelli, l'ironia è sempre alla base della passione. Assolutamente sì, sono d'accordo con te. E questo mi fa piacere. Ringrazio Carlo Fenocchio del suo rientro, l'appuntamento. Noi ci saremo alla Maligno Massimo Buono e che dire, viva l'AC di Brescia che ancora una volta è riuscita a riportare questa bellissima gara ad altissimo livello. Gli sforzi devono essere ripagati. Alla prossima!